Eccoci qui. Questo è solo per presentare il video sottotitolato che segue questa improvvisazione, perché ieri quando ho pubblicato il video era un video vecchio che avevo lasciato nel serbatoio per fare, perché ormai ci stiamo piano piano, o meglio molto velocemente, avvicinando a quello che sarà il piano che è in atto da tantissimo tempo. Vi hanno fatto credere agli astronauti, vi hanno fatto credere a tante cose, e adesso c'è un esercito di persone che sta difendendo a spada tratta l'esistenza degli extraterrestri. Questo era il motivo per cui avevo voluto fare questo video che spiega la psyop di questa cosa, ok? Vi voglio solo dire che non ho disattivato i commenti così all'improvviso, ma il sistema sta decidendo, in base ai vostri commenti e alle vostre cose, di togliere i commenti in automatico. L'ultimo video li ho riattivati per ben 5 volte, perché in automatico il sistema, che sta avanzando molto velocemente, sta facendo questo. Il video che segue vi racconta anche che qualcuno, in questo caso il presidente John F. Kennedy, l'aveva previsto già a suo tempo. Forse per questo che hanno voluto e che hanno scelto di eliminarlo? Può essere, non si sa. Noi non sappiamo niente, sappiamo solo che è tutta una messa in scena, completamente, tutto quello che vi mostrano. E finché siete qui su questo canale vuol dire che non vi siete ancora staccati dai social, perché l'unico motivo per stare bene è che la guerra in atto è una guerra mentale, non mia come scrive qualche troll, ma è una guerra mentale che avanza perché siete tutti collegati ai social, siete tutti collegati alle news. Ormai tutto è deciso semplicemente dal sistema della IASINO. Buona visione del video sottotitolato. Ciao. Chairman. Ladies and gentlemen, I appreciate very much your generous invitation to be here tonight. You bear heavy responsibilities these days, and an article I read some time ago reminded me of how particularly heavily the burdens of present-day events bear upon your profession. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Today, no war has been declared. And however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger. And yet no war has been declared. No borders have been crossed by marching troops. No missiles have been fired. If the press is awaiting a declaration of war before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of clear and present danger, then I can only say that the danger has never been more clear and its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted,
vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.